Ciao a tutti ragazzi, avete seguito le ultime vicende di Uomini e Donne? Sì, avete capito bene, stiamo parlando della tronista Ida Platano che ha abbandonato il programma senza fare la sua scelta finale. La tensione è alle stelle e il pubblico è in attesa di vedere come andrà a finire questa stagione. Dopo l'uscita di scena di Pierpaolo, uno dei corteggiatori rimasti, anche lui ha deciso di dire basta e lasciare lo studio a causa di un'ennesima lite con Ida. La situazione è diventata ingestibile e il popolo dei social è stato duro nel condannare il comportamento della tronista. Pierpaolo ha dichiarato di aver raggiunto il limite, non sopportava più vedere l'interesse evidente di Ida per Mario nonostante tutti gli avvertimenti. È arrivato addirittura a partecipare alla registrazione solo per rispetto nei confronti di Maria De Filippi e della redazione, prima di decidere di andarsene. Ora, le anticipazioni delle prossime puntate parlano di un nuovo confronto tra Ida e Mario. La tronista è tornata in studio per parlare nuovamente con Mario, il presunto prescelto. Dopo aver scoperto le bugie che le ha raccontato, si troverà di fronte un Mario pentito che cercherà di riconquistare la sua fiducia. Ma questa volta Ida non sarà disposta a dargli una seconda possibilità. Ida ha perso fiducia in lui e per questo motivo deciderà di chiudere definitivamente il suo percorso a Uomini e Donne, andando via dal programma da single. Un'altra delusione per la tronista, che sperava di trovare l'anima gemella nello show e che, nel momento dei saluti, non è riuscita a trattenere le lacrime. Ma cosa succederà a settembre? Tornerà nel ruolo di dama? Il pubblico è diviso riguardo alla situazione di Ida Platano. Molti fan sperano che Maria De Filippi non le apra più le porte dello studio e dia spazio a volti nuovi. Alcuni commenti sui social sono stati molto duri, con persone che chiedono di lasciare Ida a casa e di non riaccoglierla nel cast degli over. C'è chi dice che ormai ha provato tutte le strade e chi pensa che possa trovare l'amore al di fuori del programma. Insomma, la situazione è piuttosto complicata e il pubblico è diviso. Cosa ne pensate voi? Siete d'accordo con la decisione di Ida di lasciare il programma da single? Fatecelo sapere nei commenti. A presto con nuove anticipazioni su Uomini e Donne.